Come nasce la tua passione per la fotografia? Artisticamente nasco come cantautore, sono un appassionato di musica da sempre e anche oggi, non appena riesco, mi abbandono alla musica. In realtà ho sempre avuto con me una macchina fotografica, ma non avevo ancora compreso fino in fondo cosa ci fosse nascosto dentro, fino a che è nato il mio primo figlio. Fotografando lui, infatti, ho scoperto che riuscivo a tradurre le ombre, le luci che ero solito raccontare nei miei brani in immagini. E da lì in poi è stato amore incondizionato. E un susseguirsi di corsi, workshop e studio di grandi autori della fotografia italiana come Mario Giacomelli, a cui mi ispiro profondamente. Perché hai scelto la fotografia di matrimonio? La fotografia di matrimonio è affascinante perché in sostanza racconta la nascita di una nuova famiglia e la famiglia è il cuore della società. Per cui raccontare le famiglie ci svela l'evolversi della società e questo è estremamente affascinante per me. C'è una fotografia di cui vai particolarmente fiero? A dire il vero ce ne sono tante, ma ad una sono particolarmente legato. L'ho scattata durante un matrimonio in cui la sposa non aveva il papà perché purtroppo era scomparso qualche anno prima. La festa era ormai finita e di solito a quel punto non sai più cosa fotografare perché hai già immortalato l'impossibile. E ad un tratto mi accorgo di un abbraccio tra la sposa e suo fratello. Però era uno di quegli abbracci che riconosci immediatamente, di quelli che raccontano tutto senza dire una parola. E, l'emozione è stata davvero molto molto intensa anche per me. Perché poi in realtà fotografare un matrimonio ti trascina automaticamente nelle dinamiche familiari e non riesci a restare estraneo alle emozioni. Ci sei dentro anche tu in quella famiglia, anche se per un giorno solo. E questa fotografia me lo ricorda ogni volta. Come definiresti il tuo stile fotografico? È sempre difficile definire il proprio stile fotografico. Di solito è un compito che spetta a chi osserva e apprezza le fotografie. Però posso dire che nelle mie immagini c'è spesso questa sorta di lotta tra ombre e luci, che poi a volte è una lotta e altre una convivenza pacifica. E in fondo si tratta di ombre e di luci che, a seconda dei contrasti più o meno evidenti, convivono in ognuno di noi. Il mio obiettivo pertanto è estrapolarle dal soggetto e interpretarle. Pertanto potrei definirlo uno stile fotografico creativo, artistico o autoriale. Quali caratteristiche ha la tua coppia tipo? La mia coppia tipo è probabilmente molto esigente e orientata alla qualità del servizio fotografico e degli album che propongo loro. Sicuramente però è una coppia che dà molta importanza alla fotografia e spesso ne è anche appassionata. Quanti matrimoni fai all'anno? Allora, io ho scelto di occuparmi al massimo di 30-35 matrimoni l'anno. Questo perché trovo etico e professionale garantire la mia presenza il giorno dell'evento. Se gli sposi mi scelgono è perché hanno valutato i miei lavori e apprezzato il mio stile fotografico. E pertanto è un dovere nei loro confronti realizzare ciò che si aspettano da me. Inoltre preferisco dedicare la giusta attenzione alla post-produzione di tutte le immagini e consegnare il lavoro in tempi brevi. Questo modo di operare chiaramente non consente di assumere più di un certo numero di incarichi all'anno. Qual è il tuo desiderio più grande e cosa sogni per la tua attività? Allora, mi auguro intanto di continuare così, di metterci sempre la stessa passione e di crescere professionalmente. Il mio sogno è quello di ampliare la platea di coppie potenzialmente interessate, strizzando l'occhio anche all'estero e respirando una fotografia più internazionale.
Come nasce la tua passione per la fotografia? No, ma scusa, salutami almeno. Dammi il tempo di abituarmi, non mi saluta neanche. Dai, adesso mi... No, io ci avevo pensato, però il problema è che... Non mi so, mi viene da ridere adesso. Allora mi si... Dai, non è qua. No, vabbè, dai, ci stiamo. Bravo, l'hai preso. Non ci sa. Forse sì. Via via nel tempo, insomma, vabbè, dai, quello lì va bene, dopo lo taglio. Dove vai che mi perdi in quadratura? Tanto questa qua alla fine mi mette tutti dei titoli di coda e vedrai che c'è da ridere. Adesso poi quando fai te... Sì, vabbè, ciao.